Amici di Radio Cusano TV Italia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia, con A Spasso nel Tempo, a metà però, come sempre, tra storia e attualità, perché oggi parliamo delle origini dell'Unione Europea, della quale si continua a parlare spesso, anche in questi giorni. Ma noi partiremo da molto lontano, dal periodo legato alla Seconda Guerra Mondiale. Vi ricordo che questa è soltanto la prima puntata, perché poi dedicheremo un'altra puntata a quella che è appunto la storia dell'Unione Europea, come si arriva al processo di integrazione. Per farlo abbiamo naturalmente un nostro grande esperto di storia dell'integrazione europea, perché è docente di storia dell'integrazione europea all'Università Niccolò Cusano, lo vedete inquadrato, il professor Silvio Berardi. Bentornato ad A Spasso nel Tempo. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Bisogna partire da lontano, abbiamo detto. Abbiamo inquadrato alcune date e alcuni personaggi storici importanti. 1941 e 1944. 1941, in quello che era appunto l'ergastolo, l'esilio di Ventotene, Altiero Spinelli lancia un primo progetto di Europa. Che progetto fu però quello di Altiero Spinelli? Molto diverso dal progetto poi di integrazione europea che abbiamo avuto nel tempo, no? Più federalista. Senza dubbio sì, un progetto federalista che in realtà andava a recuperare anche una tradizione italiana del federalismo. Non dimentichiamoci che le prime teorie federalistiche sono state in Italia portate da Carlo Cattaneo già all'indomani della metà dell'Ottocento. I famosi Stati Uniti d'Italia e i famosi Stati Uniti d'Europa, teorizzati appunto dal grande protagonista delle Cinque Giornate di Milano, sono il punto di riferimento di tutti gli autori italiani e non solo, che poi parleranno di federalismo europeo. Abbiamo detto 1941, abbiamo anche una foto di questo protagonista, Altiero Spinelli, ma non solo lui, perché bisogna anche ricordare Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann. 1941 vengono gettate le basi di quello che è stato poi il manifesto di Ventotene, che fu pubblicato per la prima volta in piena Seconda Guerra Mondiale, no? 1944. E che ebbe tra l'altro una diffusione molto importante non solamente in Italia ma anche all'interno d'Europa. I movimenti europeisti che si svilupperanno proprio all'indomani del 1945 avranno proprio nel manifesto uno dei punti essenziali di riferimento, poiché non solo c'è la necessità in questo manifesto di superare la dimensione dello Stato nazionale, ma quella appunto di creare una federazione europea capace di risolvere sul nascere il rischio di nuove conflagrazioni internazionali. Eccolo qua, manifesto di Ventotene, 1941, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, confinati sull'isola di Ventotene, proprio negli anni 40, redigono questo documento, come leggete, che sostiene ideali di unificazione dell'Europa in senso federale su modello americano, come ci ha detto il professor Berardi. Manifesto che riteneva che fosse necessario creare una forza politica esterna ai partiti tradizionali, inevitabilmente legati alla lotta politica nazionale, quindi incapaci di rispondere efficacemente alle sfide della crescente internazionalizzazione. Quello che vedete è proprio quella che vedete alla copertina originale del primo manifesto di Ventotene, pubblicato, come abbiamo detto, poi nel 1944. E allora adesso facciamo un altro passo, professor Berardi, perché il processo di integrazione europea trae origine proprio dalle macerie causate dal secondo conflitto mondiale, che causò milioni di morti e di sfollati. E proprio per evitare nuovi conflitti, sei nazioni decidono di condividere la produzione del carbone e dell'acciaio, due risorse fondamentali per l'industria della guerra. Un atto fortemente simbolico che vede insieme Francia e Germania, un tempo nemiche. Nel 1951 nasce così la CECA, Francia, Germania Ovest, Lussemburgo e Paesi Bassi. Quindi l'Europa, ne parlammo anche nella puntata dedicata alla storia dell'ONU, abbiamo detto, professore, un percorso parallelo, no? Quello delle Nazioni Unite e del processo di integrazione europeo. Senza dubbio, anzi, il processo stesso di integrazione europea è stato stimolato dagli Stati Uniti, che volevano un'Europa occidentale forte e unita soprattutto dal punto di vista economico. È interessante notare quindi che proprio tra questi sei paesi che danno vita alla CECA, che abbiamo detto, alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, c'è proprio l'Italia, perché in Italia l'europeismo è assolutamente forte, è assolutamente evidente. Protagonisti indiscussi di questa fase
sono l'allora presidente del Consiglio democristiano Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri repubblicano Carlo Sforza, che avranno, ripeto, un ruolo fondamentale nello stimolare il processo di integrazione europea all'interno anche dell'opinione pubblica nazionale ed europea. Eccoli, i padri fondatori dell'Europa, vediamo a sinistra proprio Alcide De Gasperi e poi che sta parlando con Schumann, sullo sfondo Adenauer. Ricordiamo questi tre grandi personaggi. Tre grandi statisti. È il caso di dirlo. Nella maniera più assoluta, tre grandi statisti che seppero far rinascere l'Europa dalle macerie all'indomani del secondo conflitto mondiale. Non dimentichiamoci anche la situazione nella quale si trovava la Repubblica Federale Tedesca all'indomani del 45. Una Germania, come sappiamo, divisa in due stati. Ebbene, la Repubblica Federale Tedesca, grazie a uomini come Adenauer, riuscì perfettamente nel giro di pochi anni a reinserirsi all'interno del consesso internazionale e a vedere nuovamente un significativo sviluppo industriale. I padri fondatori di quella che oggi è l'Unione Europea, passaggi fondamentali, salienti a livello storico. Ora con Daniele Berrettini in cabina di regia vedremo anche dei video più recenti legati a quando nel 2012 all'Unione Europea fu dato il premio Nobel per la pace. In quell'anno, peraltro, il presidente della Commissione UE era lo spagnolo Barroso, il presidente del Parlamento Europeo era il tedesco Martin Schulz. Prima avete visto la foto con Schumann, Adenauer e De Gasperi. 1951 nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, professor Berardi, e l'anno prima, il 9 maggio 1950, il ministro degli esteri francese Robert Schuman aveva rilasciato una dichiarazione, per così dire, simbolo dell'iniziativa della nascita della CECA. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme, ma sorgerà da risultati concreti che creino prima di tutto una vera solidarietà. Possiamo far scorrere qualche immagine mentre parliamo col professor Berardi. Cosa è stata la CECA, il primo nucleo di Unione Europea? La prima grande speranza di integrazione economica, e d'altra parte questa integrazione graduale, no, come appunto era stato giustamente sottolineato da Schumann, era indiscutibilmente l'unica strada da percorrere per poter anche, se vogliamo, vincere le diffidenze esistenti a livello nazionale in ognuno di quei paesi che comunque aderì all'iniziale progetto della CECA. Ricordo che invece la Gran Bretagna scelse inizialmente di non partecipare al processo di integrazione europea. Questo perché, almeno inizialmente, forti furono le resistenze anche dell'opinione pubblica britannica. Eccolo, il premio Nobel all'Unione Europea nel 2012 con Barroso, all'epoca presidente della Commissione UE, e il presidente l'allora presidente del Parlamento Europeo, che era invece Martin Schulz, con immagini sempre ovviamente legate alla Seconda Guerra Mondiale, perché la Unione Europea trae origine proprio da lì. Allora, il primo nucleo, abbiamo detto, la CECA, il primo passaggio prima di arrivare al 57, però bisogna sottolineare il ruolo un po' particolare della Francia, legato alla possibilità di far nascere un esercito, diciamo, unito europeo. Esatto, il progetto. Questo è già un aspetto, no, che fa nascere in qualche modo Monca, se vogliamo, o Zoppa, per tornare al proposito di quella che è stata la Società delle Nazioni, quella che poi è diventata la Comunità Europea. Diciamo che l'Europa non era ancora pronta all'indomani degli anni 50 a sorreggere un'integrazione che fosse anche militare e politica. No? Il progetto c'è della Comunità Europea di Difesa, voluto profondamente dalla Francia e, voglio dire, appoggiato anche dall'Italia di De Gasperi, è un progetto effettivamente che fallisce miseramente, poiché proprio la stessa Francia, che era stata la principale potenza che lo aveva proposto, alla fine non ratificherà il trattato CED. Dunque, non ratificandolo, ovviamente il trattato non entrerà in vigore. Potremmo interrogarci sul perché la Francia decide poi nel 54 di non ratificare questo trattato. Sono molte le possibili spiegazioni. Intanto perché la Francia viene da un processo di decolonizzazione molto complesso, non dimentichiamoci quello che sta succedendo in Indocina, dove la Francia ha comunque perso una guerra. Poi perché comunque le istituzioni della Quarta Repubblica, della Repubblica parlamentare francese, sono istituzioni che vanno in crisi, il franco anche viene svalutato, e dunque, capite bene, ci sono altre priorità all'indomani del 54 che la Francia deve affrontare. Altra data importante, la Francia di Charles de Gaulle. Eccoci a quella che è stata la crisi di Suez, e non solo,
e anche su questa abbiamo delle immagini, perché questa esperienza sovranazionale, a proposito della cieca di cui abbiamo parlato prima, ci porta al 56, quando tutto ciò spinse i fondatori della comunità europea ad andare oltre, e la storia diede un colpo di acceleratore notevole, perché nel 56 Francia e Gran Bretagna sostennero Israele, che si opponeva all'Egitto dopo la nazionalizzazione del canale di Suez, una crisi che rischiò di degenerare quando l'URSS minacciò di intervenire a favore dell'Egitto. Francesi e britannici furono quindi costretti a ritirarsi, ma sempre nel 56 la rivolta ungherese contro il regime sovietico viene stroncata nel sangue dai carri armati russi. Ecco, tutto questo, professor Berardi, accelerò il processo di integrazione europea, anche perché la guerra fredda USA-URSS in quella fase storica rischiava di schiacciare l'Europa. Sì, rischiava di schiacciare l'Europa, anche se voglio dire... Mezzo, letteralmente, no? Possiamo dire, la mente l'Europa tra il gigante orientale e il colosso atlantico. Berlino, simbolo ovviamente proprio della guerra fredda, e lo sarà ancora di più all'indomani del 1961, quando inizierà la costruzione del famoso muro di Berlino. L'Europa, è chiaro che di fronte alle due superpotenze nell'ambito della guerra fredda avrà un ruolo marginale. È evidente che non è possibile, non è possibile per l'Europa esprimere una politica eurocentrica. Le due superpotenze, da un lato l'Unione Sovietica, dall'altro ovviamente gli Stati Uniti, avranno indiscutibilmente la capacità di spartirsi geopoliticamente l'Europa, che dunque, e la crisi di Suez lo evidenzierà in modo evidente, non potrà prendere decisioni alternative a quelle delle due grandi potenze. Altra tappa, e questa direi è la tappa decisiva, perché l'anno dopo, il 1957, esattamente il 25 marzo 1957, vengono firmati i trattati di Roma. Anche qui abbiamo delle immagini storiche, perché gli stessi fondatori, Francia, Germania Ovest, Lussemburgo e Paesi Bassi, si incontrano a Roma, come vedete, per firmare due trattati. Quello dell'Euratom, che promuoveva la cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile, e poi il trattato che ha creato la Comunità Economica Europea, considerata la pietra angolare della costruzione europea. Però, professor Berardi, il Trattato di Roma segna la nascita di un'Europa dei governi, sebbene lontana dalle tesi federaliste illustrate da Altiero Spinelli nel Manifesto di Ventotene. Questo è evidente, nel senso l'Europa cerca a quel punto, dopo il fallimento del progetto militare e del fallimento anche del progetto politico che animava anche la CED, di rilanciare l'integrazione economica, di cercare di arrivare alla realizzazione di un mercato unico, al fine di proprio stimolare lo sviluppo commerciale e anche lo scambio di beni e servizi. Si capisce che ancora, lo ripeto, alla fine degli anni 60, alla fine degli anni 50, l'Europa non è pronta a un'integrazione politica, ovvero militare. E quindi in effetti il percorso intrapreso per l'integrazione non è politico ma economico, e la grande novità è la creazione di un mercato unico, cioè una zona commerciale senza restrizioni alla circolazione di tutti i prodotti commerciali, non più solo di carbone e acciaio, come abbiamo detto e visto prima a proposito della cieca, e il risultato è la graduale scomparsa dei dazi doganali all'interno del mercato e la creazione di una tariffa doganale comune per i paesi terzi. Ecco, questa storica animazione, no? Rende l'idea del mercato unico europeo. Sì, il MEC. Esatto. E poi questo, voglio dire, porterà nel giro di qualche anno a nuove domande di adesione alla comunità economica europea, no? Non dimentichiamoci che i sei stati fondatori della comunità sono appunto il Benelux, quindi Belgio, Lussemburgo, Olanda, la Francia, la Repubblica Federale Tedesca e l'Italia, ma che appunto già all'indomani degli anni 70 avremo il primo allargamento della comunità economica europea, con l'inserimento all'interno della stessa della famosa Gran Bretagna, tanto per fare un esempio, che fino agli anni 60 non è potuto entrare nella comunità a causa soprattutto della resistenza della Francia di De Gaulle, ma entrerà anche la Danimarca e l'Irlanda, questo all'indomani degli anni 70. Dunque l'Europa dai sei stati passerà appunto all'Europa a nove. Intanto scorrono immagini significative, perché abbiamo detto il percorso intrapreso per l'integrazione europea non fu politico ma economico. Il mercato comune diventa realtà il 1 luglio 1968, infatti c'era anche questa data. Significativo l'impatto sulla crescita: tra il 1958 e il 1972 gli scambi intracomunitari si moltiplicano per 9, contribuendo a migliorare le condizioni di vita degli europei. Ma il vero pilastro della costruzione europea negli anni 60 e 70 è, come abbiamo visto, la politica agricola comune,
che assorbe all'epoca più del 60% del bilancio europeo. La politica agricola raggiunge rapidamente l'obiettivo prefissato: allontanare i fantasmi della fame nel secondo dopoguerra e garantire l'autosufficienza alimentare della comunità europea. Nel 1957, dunque, il mercato comune riunisce 180 milioni di persone nei 6 stati fondatori. I paesi sotto dittatura, il Portogallo con Salazar e la Spagna con Franco, restarono inizialmente esclusi dal circolo europeo per ragioni politiche, ma soprattutto commerciali, però sì, soprattutto politiche. Sì, infatti una delle condizioni fondamentali per richiedere l'adesione alla stessa comunità economica europea era quella di avere istituzioni democratiche all'interno del proprio paese. I paesi che sono stati adesso citati, infatti la Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar e la stessa Grecia, entreranno all'interno della comunità economica europea solo quando all'interno della loro dimensione nazionale si svilupperanno istituzioni democratiche. Dunque tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 si svilupperà un nuovo allargamento della CE che porterà appunto da 9 a 12 i paesi della stessa organizzazione. E l'Europa è l'Europa degli stati che governa il mercato unico, e qui arriviamo di fatto alla quella che è l'ultima tappa del viaggio di oggi. A proposito di a spasso nel tempo, arriviamo fino al 79, 41 anni fa, le prime elezioni per il Parlamento europeo. Così entriamo anche nel merito di quelli che sono gli organi, no, professor Berardi, dell'Unione Europea. I poteri di proporre nuove leggi affidato alla Commissione, che è un po' il governo, per far capire, no, l'organismo esecutivo dell'UE, come è oggi, ma come era già all'epoca. Molto importante quello che è stato adesso ricordato dell'elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo, perché fino a quel momento i membri del Parlamento non erano scelti dai cittadini dei vari paesi, dunque c'era un cosiddetto gap di democraticità nel funzionamento stesso di alcuni organi della Comunità Economica Europea. Si cerca anche di garantire la maggiore partecipazione delle singole collettività nazionali per far sì che ogni cittadino degli Stati membri possa essere anche un cittadino europeo. Dunque la prima votazione a suffragio universale del Parlamento europeo, ripeto 1979, serve proprio anche a garantire una maggiore democraticità al funzionamento delle istituzioni comunitarie. E avete visto prima nelle immagini colei che nota per aver promosso la legge sull'aborto in Francia, fu di fatto il primo presidente del nuovo Parlamento europeo, no? Simone Veil. Che figura è stata? Ricordiamo anche Simone Veil. Una figura molto importante anche proprio nel processo di emancipazione della donna in una fase molto delicata come quella appunto degli anni 70. Una donna coraggiosa, una donna che ebbe chiaro il ruolo femminile, un ruolo che doveva essere assolutamente dentro le istituzioni non solo nazionali ma anche internazionali. E voglio ricordare proprio che nello stesso periodo, qualche anno prima dell'elezione diretta del Parlamento europeo, ci fu anche il primo viaggio di un presidente americano nelle istituzioni comunitarie, e questo presidente fu appunto Jimmy Carter. Jimmy Carter fu il primo presidente americano a visitare le istituzioni comunitarie e il primo presidente americano che in modo molto chiaro ed evidente parlò della necessità per l'Europa di sviluppare un'integrazione non soltanto di natura economica e commerciale, ma soprattutto di natura politica e militare. Ecco, l'ultimo focus è dedicato ancora agli organi della comunità europea, oggi UE. Abbiamo parlato della Commissione europea. Inizialmente, professore, siedevano due rappresentanti per paese nella Commissione UE, no? Questo è il primo nucleo. Poi bisogna ricordare anche il Consiglio europeo, che rappresenta direttamente gli Stati membri approvare le norme europee, e la Corte di Giustizia assicura il funzionamento invece del mercato unico. Come abbiamo già ricordato, la voce dei cittadini è rappresentata dal Parlamento europeo, ma abbiamo detto che bisognerà aspettare solo fino al 1979 per avere il primo Parlamento eletto direttamente dagli europei con il suffragio universale. Questo naturalmente accadeva all'epoca, ma di fatto, anche se è cambiato il nome, la struttura è rimasta la stessa. Il funzionamento fondamentale dell'attuale Unione Europea si basa proprio sulla strutturazione degli organi che abbiamo evidentemente adesso evidenziato. È ovvio che il tentativo che è stato sviluppato a partire dagli anni 70 in poi è stato quello di garantire una maggiore democraticità al funzionamento di tutte le istituzioni comunitarie, per cercare appunto di garantire un maggior coinvolgimento delle stesse società civili europee.
In chiusura ricordiamo, il Trattato di Roma ha posto solo la prima pietra della costruzione europea. Il successo crescente del mercato unico infatti ha spinto gli altri paesi europei a chiedere uno dopo l'altro l'adesione. In 60 si è passati quindi di 60 anni da 6 a 28 paesi membri. La comunità economica è diventata l'Unione Europea e da 180 milioni di cittadini si è arrivati a oltre 500 milioni. Noi ci fermiamo al 79 in questa prima parte di storia, origini dell'Unione Europea. Intanto però, per dare appuntamento alla prossima puntata, ricordiamo quali sono stati gli altri passaggi salienti prima di Maastricht anche. Beh, gli anni 80 sono stati anni molto importanti, ricordavo prima, c'è stato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 un nuovo allargamento nel quale sono entrate appunto la Grecia, la Spagna e il Portogallo, che hanno portato a 12 i paesi appunto della Comunità Economica Europea, e poi soprattutto a metà degli anni 80 c'è stato il famoso Atto Unico Europeo, e voglio qui ribadire l'importanza anche della presidenza italiana, in quell'epoca molto importanti le figure di Bettino Craxi e di Giulio Andreotti, due convinti europeisti che seppero dare un impulso molto importante verso un rilancio di quella che appunto doveva essere l'integrazione anche politica dell'Europa. L'atto unico europeo, ripeto, è una pietra miliare per rilanciare i nuovi obiettivi della stessa comunità economica europea e per cercare di realizzare uno step aggiuntivo, cioè la nascita della cosiddetta Unione Europea, che appunto troverà con il Trattato di Maastricht il primo punto di riferimento essenziale. E molto importante, ne parleremo magari più avanti, la prossima volta, anche l'unione monetaria. Certamente. Che l'idea dell'unione monetaria che nasce e si sviluppa proprio già a partire dagli anni 70 e che trova negli anni 80 un'importante continuazione. Ricordiamo, una volta c'era l'ECU, no? Esatto. Poi oggi abbiamo l'euro. Ne parleremo nella seconda puntata dedicata alle origini dell'Unione Europea. Per oggi è tutto. Grazie al professor Silvio Berardi, buon lavoro qui all'Università Niccolò Cusano. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Docente di storia dell'integrazione europea a l'Unicusano, lo ritroveremo nella seconda puntata dedicata alle origini dell'Europa. Grazie a chi ha curato la regia, Daniele Berrettini. Vi lasciamo alla ricchissima informazione di Radio Cusano TV Italia. Quindi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.